Da Sanremo a Radio Incontro Terni, siamo con Ilenia. Ciao Ilenia. Ciao. Benvenuta. Grazie. Allora Ilenia, parlaci un pochino di te, chi sei, come nasci, come cantante, insomma presentati un pochino. Allora, io devo fare quasi 18 anni tra un po' e diciamo che sono stata sempre nell'ambito musicale, e ho fatto conservatorio vari anni, suonato il sassofono e un po' di pianoforte e insomma ho comunque partecipato a vari concorsi, spettacoli durante questi anni, e, di cui due molto importanti che sono Sanremo Young nel 2019 e The Voice Kids in Francia, perché io sono francese, di origini italiane, e quindi ho fatto anche The Voice Kids in Francia nel 2016. Capito. Benissimo, hai una carriera, cioè sei piccolina, sì, ma è una carriera. Si cresce, si va avanti lo stesso. E quindi niente, praticamente quest'anno nel partecipare a Sanremo Young, insieme al mio produttore eravamo in studio e abbiamo deciso di fare questo progetto che sarebbe di riprodurre, insomma rifare, diciamo, questa canzone che sarebbe Prima di andare via di Neffa in francese. E quindi questo progetto, diciamo che è nato un po' tutto all'improvviso, perché io ero lì che la canticchiavo un pochino in studio e ci è piaciuta molto l'idea, ecco. Quindi sono molto contenta e spero che piaccia, insomma. Assolutamente. Ma te scrivi anche canzoni tue? Io non scrivo per il momento, okay. Però diciamo che sto iniziando un po' a scrivere qualcosina, piano piano, con calma. Ci vuole tempo, ci vuole il suo tempo. Sì. E per le musiche chi ti aiuta? Diciamo che ho il mio produttore a fianco che mi aiuta molto, mi sostiene, ecco, mi dà dei consigli e comunque c'ho tutto uno staff dietro, quindi sono seguita, ecco, per fortuna. Assolutamente. Senti, sui social ci sei? Sì, certo, ci sono su Instagram, su Facebook, su YouTube, come Ilenia Cafagno. Cafagno, sì. Benissimo. E sogni nel cassetto? Perché così giovane dovresti averne. Allora, diciamo, musicista, perché comunque io suono anche, quindi cantante, musicista, mi piacerebbe tantissimo, perché insomma lavoro duramente tutti i giorni, giorno dopo giorno, e mi piacerebbe tantissimo, certo, che sia avere questo sogno, ecco. Assolutamente, musicista sempre, pianoforte e sassofono. Sì, esatto, sì. Poi vabbè, ovviamente potrei anche imparare nuovi strumenti, ecco, come la chitarra e tanti altri. Ti piacerebbe? Sì. Un polistrumentista. Non sarebbe male. Beh, dai, allora ti faccio un grande in bocca al lupo per questo. Grazie mille. E ti ringrazio per queste chiacchiere. Ciao.